Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Xiaomi Mi 9T. Può essere ancora preso in considerazione oggi a marzo 2021? Se sì, perché? E se no, perché no? Beh, la mia opinione in tal senso è un deciso sì. Nonostante monti uno Snapdragon 730G, quindi un dispositivo che dal punto di vista tecnico ormai possiamo definirlo superato, ma anche detto che la tecnologia veramente però viaggia troppo veloce nel sistema attuale. Oggi i medio gamma montano i 765, 765G, dispositivi sicuramente che sono ottimizzati ancora meglio, offrono un'esperienza ancora migliore di questo Mi 9T. Però anche lui ha dei punti di forza e ha delle chicche e delle cose, diciamo, che rendano piacevole l'utilizzo, che alcuni medi di gamma di ora non riescano ad esempio ad offrire. Esiste in tre colorazioni: la nera, la blu e la rossa. La nera ovviamente è la più sobria, con questo effetto in carbonio. La blu e la rossa sì, sono belle, però ovviamente sono un pochino più tamarre, diciamo così. Lo sblocco che offre, oltre ad avere il sensore di impronte digitali sotto lo schermo, è decisamente bello con la fotocamera pop-up, perché infatti basterà alzare il dispositivo, scorrere, fare uno swipe verso l'alto e la fotocamera pop-up farà capolino e ci sbloccherà 10 volte su 10, è preciso e affidabile. Quindi questa è la prima nota positiva. Ha un qualcosa di diverso che non troviamo negli altri smartphone. Quasi tutti hanno foro, tacca, goccia, quel che volete, ma pop-up così, sinceramente, è bello. Un pop-up con i LED laterali non lo ha quasi nessuno. Ha anche il vantaggio di avere un LED di notifica, cosa che hanno veramente pochissimi telefoni. Al di sopra della fotocamera pop-up troviamo il piccolo LED utilissimo di notifica. La reattività, nonostante sia un 730G, è veramente ottima perché il telefono si comporta bene in ogni situazione, la batteria dura veramente tanto, ci si può fare 7-8 ore di schermo acceso, ovviamente senza gaming, chi gioca appunto a giochi pesanti, le cose lì ovviamente cambiano. La digitazione è buona proprio perché il feedback della vibrazione è veramente ottimo, anche se non è aptico, non è paragonabile all'LG Velvet che abbiamo visto pochi giorni fa nel video che ho pubblicato sul mio canale. Se non l'avete visto, iscrivetevi e andatelo subito a vedere. E non è paragonabile alla stessa modalità di vibrazione aptica che ha ad esempio l'iPhone, quindi tutti gli Apple. Comunque è molto 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 buona. Abbiamo tre fotocamere, ma tre fotocamere che non sono inutili, non sono commerciali, tanto per fare spot pubblicitario, perché la 2x non è digitale, è una fotocamera 2x ottica, quindi è un vero zoom 2x. Questo ci consentirà di zoomare avendo una definizione veramente ottima. La fotocamera principale da 48 megapixel regala scatti che sono più o meno sempre buoni, con la luce giusta sono veramente ottimi, con la luce più scarsa si abbassa la qualità, ma comunque sono degli scatti belli. La grandangolare comincia a soffrire in notturna, ma lì tutte le grandangolari purtroppo soffrono. Chi ha paura che la fotocamera pop-up si possa rompere cascando? Beh, la paura va tolta. Perché? Perché avete visto, se scuotiamo il telefono, la fotocamera pop-up rimane sollevata, ma se il telefono ci casca, lui percepisce una caduta, quindi un movimento G troppo repentino, e automaticamente chiude in automatico appunto la fotocamera, evitando di romperla. Attualmente abbiamo a bordo la MIUI 12 e chi insomma conosce ormai i dispositivi Xiaomi sa che sono ottimizzati veramente bene. In circa un'ora e 10 di display acceso, la batteria va giù tra il 10 e il 12%, quindi questo fa capire quanto sia sempre più ottimizzata questa MIUI, nonostante il telefono abbia 4000 mAh e quindi non sia pesante, non risulti un telefono spesso, un telefono abbastanza sottile per gli standard odierni, e questo veramente fa un gran piacere. Troviamo ovviamente due modalità di risparmio energetico, una classica e una ultra, che riduce al minimo le funzioni del telefono, permettendoci solo di telefonare, ricevere telefonate e mandare SMS, quindi una funzione che, se rimaniamo con la batteria veramente a terra, ci permette di tenere comunque il telefono per un'eventuale emergenza.
E parlavamo appunto di questo dispositivo, i suoi punti di forza, fotocamera, zoom 2x, fotocamera pop-up, display bellissimo, senza tacche, LED di notifica, vibrazione ottima, ottimizzazione di tutto, fra ottimizzazione delle cornici, ottimizzazione del software, quindi della batteria. Un telefono quindi completo e che se troviamo al giusto prezzo può regalare veramente una bella soddisfazione. Ciao ragazzi, al prossimo video iscrivetevi al canale. Un abbraccio a tutti.